Ragazzi, qui del 38, come va? Che si dice? Tutto bene? Da un bel po' che non faccio video vlog in teoria su YouTube. Vabbè, non le avevo proprio necessarie, non avevo necessario di farle. Poi perché giustamente ho detto, vabbè, facciamo un video veloce, veloce, per introdurre un po' alcune news che stanno girando sia sui web in generale, tante cose. Quindi tante cose, ma ne parleremo poco, giusto per accennare, poi se qualcosa vuole informarsi, informi. Allora, per prima cosa, prima di tutto, che cosa possiamo dire? Che cosa news ci sono? Beh, ci sta la news del fatto di povero, povero, di, come si chiama, di Fortnite, che sta avendo un po' di disagi di giocatori che stanno iniziando a scalare pian piano per il nuovo gioco che è uscito, free to play, mi sembra, sì, free to play. Come si chiama? Apes, no, Apex Legends, che praticamente è molto sparatutto, uno sparatutto, sempre un battle royale, ma che porca miseria, sta dando molto filo da torcere a Fortnite. Questa è una cosa molto interessante perché tutti sappiamo che Fortnite comunque era di moda alla fine, quindi prima o poi doveva succedere che doveva sempre arrivare un nuovo gioco, capitolo che ti frego i giocatori e sono meglio di te. Non lo so, si sta evolvendo sto gioco. Io forse prima o poi lo voglio provare, sono curioso. Ha una dinamica molto particolare, interessante. Se lo volete vedere, cercate Apes Legends. È simpatico. Mi è piaciuto il trailer e poi è tutto in italiano, quello che ho capito. Quindi figo, almeno credo, mi sembra, non mi ricordo se ha il doppiaggio in italiano. Molti già ci stanno giocando. Che è successo? Un momento di frame rate? Ok, si era bloccato momentaneamente il video. Ah, poi, quale altra cosa abbiamo? Come altra news, io, vabbè, voglio portare Battlefront in questo periodo, in questi giorni. Oggi è il 18, il 27 porterò Battlefront con tutte le news e aggiornamenti, perché ci sarà un aggiornamento questo mese, abbastanza pomposo, molto buono, anzi abbastanza interessante. Poi lo vedrete e ci sarà Anakin, ci saranno nuove le legioni dei cloni e spero che dopo questo finalmente fanno qualcosa sull'impero, perché povero impero è rimasto senza aggiornamenti, senza nulla, poveracci, è un po' una tristezza, no? Poi ci sarà questa nuova modalità che assolutamente spero che la faranno al più presto possibile. Non so se è sempre a questo mese o il mese prossimo, il Titan Mode. Si crasha intanto, secondo me qualche problema di linea. Boh, vabbè. Poi c'è Mortal Kombat 11 che mi sta molto interessando ancora di più e nello stesso tempo, come vi ho detto, che l'avrei comprato. Mi sto molto interessato che finalmente sto trovando i video in italiano per sapere un po' di più sulla trama e molto sono interessato sul fatto di quello che sta succedendo su Mortal Kombat, soprattutto sulla storia. Perché dico questo? Perché io so che sono attualmente 32 personaggi giocabili attuali, in che senso? 25 di base. In teoria avevano detto 30, però 25, vabbè, chi se ne. Però c'è, cioè, con il DLC io prenderò forse quella Deluxe, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiama, la Deluxe Edition mi sembra, con più 6 personaggi, quindi ci sta pure con già il DLC incorporato all'interno. Con più costumi e più e sette, sette costumi e sette oggetti, equipaggiamenti. Quindi, infatti, costumi sono una cosa, equipaggiamenti è un'altra. Interessantissimo, lo prenderò sicuramente ad aprile. Ci sarà il close beta il 28. Aspetta, sì, il 28 marzo. Sì, stavo cercando di ricordare la data. Scaricatelo e giocatelo per testare chi adora il picchiaduro. Molto interessante, mi attirano i personaggi perché sono tanti e alcuni sono forse buone ipotesi che ritroveremo personaggi come Noob Saibot, Goro, personaggi che magari sono, diciamo, morti purtroppo, alcuni anche scomparsi dal 9 al 10. Perché il personaggio in questione che sarà il boss fight finale sarà questo Cronica, che è un personaggio femminile, mamma mia, primo personaggio femminile
come boss finale, a quanto pare, proprio in Mortal Kombat, ma credo anche in molti altri picchiaduro, credo che personaggi poi femminili fight non ci sono mai stati. Quindi una novità. Cronica, già dal nome Chronicles Tempo, è guarda caso una manipolatrice del tempo. Cosa consiste? Consiste che fanno viaggi nel tempo questa qua o cercherà di manipolare il tempo per risolvere i problemi che Raiden ha creato. Ecco, mettiamola così. Se chi conosce la trama di Mortal Kombat ha visto che Raiden effettivamente ha fatto più casini piuttosto che aiutare il pianeta Terra. Ha fatto molti danni piuttosto, mettiamola in questo modo. Finita bene in parte, però per colpa di Raiden ha fatto solo casini. E quindi vedremo personaggi di Mortal Kombat 9 e 10, miscuglio, più 9 dell'11. Uno direbbe, vabbè, che significa? Significa che nello spazio temporale della trama di Mortal Kombat, il primo Mortal Kombat è stato fatto, allora, il primo facendo i conto che dal 10 al 9, quindi dal primo Mortal Kombat a quello che è successo nella trama del 9, del 10, scusi, sono passati quasi 30 anni, mi sembra, no, 20 anni. Mo per Mortal Kombat invece, nel Mortal Kombat 11 dal 10 sono altri 20 anni. Quindi, considerando che Chronicles si basa tra personaggi di vari periodi, sicuramente prendo personaggi del periodo di Mortal Kombat 9 e 10. Quindi, 20 anni, 20, 40 anni. Abbiamo 40 anni di differenza di personaggi, quindi che vedremo crescere. E presumo che gli aspetti estetici, skin o comunque costumi, richiameranno tutte quelle fasi evolutive di personaggi. Per esempio, Cabal, già abbiamo visto che ha il costume classico, versione classica, ma tiene anche una versione aggiornata nel gioco e versione non bruciato, cioè con il suo vero aspetto originale, quindi si parla di tempi veramente distanti. Forse rivedremo gli aspetti estetici di Sector Sector e Cyrax, che erano dei Lin Kuei, erano umani prima di diventare dei cyborg. Vedremo finalmente, forse un'altra volta, Noob, ragazzi, il vero Sub-Zero. Quindi ci sarà il contrasto tra Sub-Zero e il fratello Tundra, che adesso attualmente nei giochi si chiama Sub-Zero da Mortal Kombat 10 in poi. Chissà, vedremo, vedremo. Sono veramente, c'è Goro che in un trailer hanno fatto vedere Goro morto praticamente in uno stage di Mortal Kombat, però se si parla di viaggio nel tempo, quindi lo rivedremo bello vivo e pimpante, pronto a picchiare tantissimo. Per la nostra sfortuna dei fan di Mortal Kombat, vedremo anche Johnny Cage giovane che inizia a sfottere e a vantarsi della sua popolarità come si chiama, da attore, purtroppo. Vedremo anche Jessie Cage, cresciuta, che sicuramente dovrebbe avere 40 anni, Mortal Kombat 11, nel 10 ne aveva 20. Testa di cazzo sicuramente quando era più giovane. Non lo so, però tanti personaggi rotture di scatole, sicuro. Sono curioso. Altre news? Beh, queste sono quelle che mi sono più molto interessato. Sono curioso quali saranno i personaggi crossover che metterà Mortal Kombat. Altri giochi in questione, beh, avete visto quello che è successo con Jump Force, parlando di giochi picchiaduro, un casino, cioè praticamente molti personaggi ma pochi per molti mondi. Questa è la stessa situazione con Marvel vs. Capcom, che quando hanno fatto qua una trentina quasi barra trentina personaggi, poi li hanno aggregati successivamente, hanno aggiunto alcuni, hanno fatto un limite, un minimo di personaggi per fazione, cioè la Capcom aveva messo veramente pochi per la Capcom e Marvel erano comunque pochi, molto limitati. E la gente si è lamentata di questo e stessa cosa è successo con Jump Force. Non perché erano pochi, 40 sono tanti, 40 personaggi sono tanti. Soltanto che una ventina erano soltanto che era One Piece, me l'hanno detto in molti, Dragon Ball e Naruto, cioè hanno fatto più favoritismo per queste tre manga anime.
rispetto agli altri, li hanno poi declassati o comunque li hanno messi tre, due personaggi, un personaggio, veramente triste. Non li hanno equilibrati bene. Dovevano mettere 4 per saga, 4 personaggi per saga. E vi assicuro che forse già era qualcosa. Infatti, molto è stato deludente. Problema anche per il fatto della giocabilità. Dinamica eccezionale, cinematografia da far paura, cinematics, tutto quello che volete, i combo special, ma troppa dinamicità dà problemi al gaming. Questo lo dicono tutti, l'hanno detto, e mi dispiace perché dovevano onestamente far vedere come sta facendo Mortal Kombat, che ogni settimana fa vedere una news, un aggiornamento, proprio per vedere se la gente è interessata al gioco, al prodotto, e se stanno facendo bene, perché comunque è una questione che devono attirare generazioni, nuove generazioni, e deve attirare la vecchia generazione. Questa è una cosa che devono fare tutti i videogiochi. Quale altro videogioco attuale? Beh, ho saputo, è confermato al 100%, che già l'hanno ripetuto in continuazione, hanno iniziato a fare i lavori per Resident Evil Nemesis Remake. Sì, hanno deciso di farlo subito e quello lo prendo. Sì, uno dice, ah, ma non hai preso Resident Evil 2, come fai a prendere Resident Evil 3? Quello lo prendo perché c'è Jill e l'adoro, l'amo. Proprio l'amo quel personaggio, ma soprattutto perché c'è Nemesis, voglio vedere come è stato fatto. E poi perché ci sono più mostri che zombie, quindi quando si tratta di mostri, per me quello già è un altro, siamo a tutta un'altra condizione di gioco, lo ammetto, strano, ma è così. Per il resto, niente. Poi, quale altro gioco mi interessa? Vabbè, ci sono delle offerte in generale. Giochi strategici? No, non ci stanno per il momento per me interessati. Ah, piccole news, ovviamente caricherò il video, ve l'ho detto, di Star Wars Battlefront per le news. Anche su The Isle, qualche altro video che devo fare per forza, che non sto facendo nulla, sto molto lavorando in questi giorni nel B&B, quindi non ho avuto tempo a disposizione, lo ammetto. Spero che ho fatto durare 12 minuti di video, già è buono, quasi, mo stacco. Quale altra cosa di news? A me l'ambito videogioco è questo. Si parla che in Mortal Kombat 11 forse metteranno al di là fatali, brutality, stage e tutto il resto, metteranno forse gli animality. Per chi è vecchia generazione sanno che cos'è, basta che non metta friendship, che sennò la gente la li picchia male. Beh, a me, guardare il lato positivo, non hanno messo Shaggy di Scooby-Doo, per fortuna, se no erano guai. Ah, se qualcuno si domanda il perché non l'hanno messo, per un semplice motivo, perché è tutto una barzelletta, no, Shaggy, per il fatto che in una puntata spaccava i culi a personaggi esageratamente grossi, però già l'ho spiegato in Mortal Kombat nel gaming dello special di San Valentino. Per fortuna non l'hanno messo e basta, meno male, perché secondo me credo che metà, il 70% dei fan di Mortal Kombat non comprava il gioco solo per questo, ve lo dico io, o lo prendevano per picchiare a sangue Shaggy, perché due erano le cose. Poi quale altro gioco interessante? Beh, per il momento questo, sì, ci sta quell'altro, quello che è uscito da poco, Aritem, della BioWare, che non mi ricordo ora il nome, dannazione, che voglio provarlo, voglio provare a comprarlo prima o poi e voglio giocarci, vediamo un po' com'è. Quale altro gioco interessante? Per il momento non ci stanno neanche news su Jurassic World. Sto aspettando Jurassic World se fanno delle news, aggiornamenti. Ma vedremo, vedremo. Poi caricherò qualche video per carità in questi giorni. Devo vedere però quale, sono molto indeciso, lo ammetto. Bene, detto questo, credo che già 12-13 minuti di video, basta, avanza. Vi ho parlato già di fin troppe cose che possono essere interessanti o meno. E nulla. Bene, qui dal 38 passo e chiudo.